Ehi Jack, non so se voglio starci per quell'affare. Lo smercio è difficile, non vorrei compromettere la mia immagine. E non guardarmi in quel modo. Sono una persona posata di classe. Non potrei sporcarmi le mani con queste cose. Ormai ho la mia posizione da mantenere. Devi capire. E non fare questa faccia. Ascoltami, posatino posatello. Tu ti ascolti tutta questa musica classica, ti riempi i coglioni di queste storie, ma cosa pensi che nella vita onesta, tra l'altro, si possa concludere qualcosa? Ma va a dare via il culo, vai! Cosa pensi di fare con quella testaccia e i soldi che c'hai? E poi, diciamocelo, sei stato ladro anche tu. Queste storie le conosci. È inutile che tu ignori la realtà. La realtà delle cose. E poi i sigari cubani, le ragazze che ci siamo scopati tutto l'anno e adesso fai il posato. Ascoltami, in questo genere d'affari non sono più capace a lavorare, mi sento vecchio, sono stanco ormai di condurre quella brutta vita che mi ha sempre fatto dannare il cuore. Ma di che cuore stai parlando? Che hai sempre ucciso la gente senza fartene un baffo? Queste sono scuse di un vecchiaccio buono a nulla. Parli così perché sei ancora scaltro. Perché della vita non te ne frega un accidente. E parli così soprattutto perché non hai capito. Lo sai com'è morto Sam? Lo sai? Chi spara paga. Chi spara prima o dopo si lascia le penne. E tu farai proprio quella fine. Senza dubbio. Ci cago sopra io alla morte. Con il mio M16 posso sterminarli tutti. Quell'aereo non arriverà mai a Caracas. A mio avviso quel colpo non sa da farsi. Ci sono troppi rischi con le internazionali. Quell'oro è lì che ci chiama. Non possiamo rinunciare all'occasione. Questo potrebbe essere il nostro ultimo affare. Dopo chiuderemo bottega e sarebbe tutto concluso per sempre. La puzza di quei maledetti soldi non mi fa dormire a notte. Devo andarci, hai capito? E tu mi aiuterai. Siamo una gang non per niente. Non più Tommy. Da quando Sam è morto, le cose non sono più come una volta. Il colpo sarà semplice. Ma geniale. Prenderemo il biglietto dell'aereo. Ci inseriremo come delle persone qualunque. E poi a tutto spiano estrarremo i mitragliatori e vedremo chi non avrà coraggio.
Vedremo chi vorrà a combattere contro il mio M16. Con la mia fermezza di nervi e la tua astuzia logistica. Lo faremo atterrare nel nostro secondo covo. La landa deserta. Lì nessuno verrà a cercarci. Prenderemo gli ostaggi, il presidente, la presidentessa, i giurati, il giudice, il questore, il capo di Caracas, il bottino, e ci faremo dare un riscatto assai ed assai profumato. Questa proposta la devi accettare. Piano semplice, geniale. E quando arriveranno i soldi, li faremo fuori tutti. Attenzione però, questo piano non ammette errori da pivellino. Questa storia mi sta coinvolgendo un po' troppo. Le sensazioni che ho provato da giovane stanno riaffiorando nella mia mente. Come posso lasciarti solo? Potresti sbagliare. Allora sei intenzionato a venire? Come stanno le cose? Sei deciso? Sei pronto? C'è l'aereo che ci aspetta. Che profumo. L'oro sa da fiori. Il colpo sa da fare. Ci sto per questa volta, ma sarà l'ultimo profumo di rosa, il fiore di primavera, il colpo grande, il fiore dei fiori. L'oro mi ricorda la mamma. Ricorda tua mamma quando farai il colpo. Anche lei morì eroicamente in questi colpi. Senti, guarda che belli, la musica classica, vada lì alla tomba della mamma.
La mamma ci amava, la mamma ci ha allevato con amore, la mamma mi ha creato bello, la mamma. Il diavolo che te arancia, la mamma, la mamma, la mamma. La mamma ci ha creato soprattutto onesti. Onesti ci ha creato la mamma.